Buon pomeriggio, benvenuto. Ringraziamo Giacomo Campiotti per il tempo che ha voluto dedicare a Vita Trentina, settimanale diocesano di Trento. Io sono il direttore Diego Andreatta, vi sto parlando qui dalla nostra redazione insieme ai colleghi. Vogliamo parlare con Campiotti in diretta e anche indirettamente ai nostri lettori sul suo ultimo lavoro, Chiara Lubich, L'amore vince tutto. Questa fiction di Rai 1 e di Eliseo Multimedia che ha avuto un grande successo di pubblico, è andata in onda il 3 gennaio su Rai 1. Ha ottenuto dalla critica un giudizio direi generalmente positivo e anche sulla stampa cattolica che talvolta è piuttosto difficile e ha ottenuto naturalmente anche qualche rilievo negativo. In Trentino questi rilievi si sono appuntati proprio su alcune scelte registiche che oggi abbiamo piacere di affrontare con lei, Campiotti. Per questo abbiamo titolato questo nostro incontro Il regista replica. Alcune domande che le abbiamo predisposto le abbiamo recuperate dalla stampa locale, anche dal nostro blog sul sito vitatrentina.it. Altre le potranno fare gli amici che ci seguono ora su Facebook scrivendoci sulla chat e la nostra redazione è pronta a girargliele. Bene, credo che non servano dare molte note di presentazione per Campiotti, che ha una laurea in pedagogia, poi ha fatto scuola di teatro e una carriera cinematografica come, al fianco di Mario Monicelli e di Ermanno Olmi. Poi nel 90 il suo primo successo con il cortometraggio Corsa di Primavera e molti altri lavori per cui è noto, tra cui serie TV Zivago, il film Bianca come il latte, rossa come il sangue, e poi la serie TV Braccialetti Rossi e la fiction Liberi. E Campiotti, cominciamo subito dalla ricezione sul pubblico di questo lavoro biografico su Chiara Lubich. Non le chiedo quale critica negativa l'ha colpita di più, ma piuttosto quale osservazione positiva le ha fatto più piacere. Allora, ciao a tutti. Rubo un minuto per dire che sto facendo una cosa che non si fa mai. Non si torna mai sul luogo del delitto, mi hanno insegnato così, mi ha insegnato così. Voglio dire, se fai un film su, per esempio, dove il protagonista è un dentista, tutti i dentisti sono sempre arrabbiati perché ovviamente, non essendo un documentario, si semplifica, ci si prende delle libertà. E ugualmente, quando si gira in una città, ovviamente in genere le persone non sono. Quindi io ho accettato di entrare nella fossa dei leoni, sono molto preoccupato, ma contento di essere qui. Poi volevo aggiungere la seconda cosa, visto che siete della diocesi, dico che ho fatto, ricordo che magari così il pubblico mi vede Più benevolo. più come amico. Ho fatto il film con Gigi Proietti, Preferisco il Paradiso, dove lui faceva San Filippo Neri. Ho fatto Giuseppe Moscati, il santo di Napoli, interpretato da Beppe Fiorello. Ho fatto Maria di Nazareth. E ho fatto Bachita, la santa africana. Ecco, quindi diciamo, voglio un po' invogliarvi a essere buoni con me per quello che Comunque, guardi che a Trento può tornare perché c'è la neve bellissima in questo periodo. Allora, la critica più ho fatto. Allora, positiva che le ha fatto piacere. dico la verità, prometto, le critiche non le leggo, né negative né positive, non leggo niente da anni, non leggo, però una cosa che mi ha fatto piacere è stato le lacrime, diciamo, dei popolarini che io non conoscevo prima di affrontare questo personaggio. Cioè, noi è 4 anni che stiamo lavorando al copione, a tutto, perché sono 4 anni che li frequento come consulenti e tutto, e ero preoccupato appunto di loro, e loro, diciamo, tutti quelli che ho incontrato, dai capi, diciamo, in giù, sono stati contentissimi del film, e questa è la cosa che mi ha dato più gioia, ecco. Bene, anche l'audience di 5.600.000 spettatori, alta o bassa, secondo lei? No, è altissima, ma io di questo non mi preoccupo. Cioè, ovviamente sono felicissimo, era totalmente inaspettato. Io mi aspettavo il 13-15%, ho fatto il 23%. La cosa incredibile e la cosa interessante è che il pubblico che l'ha visto non è il pubblico solamente, diciamo, interessato ai film religiosi. È stato visto da molti giovani, da molti. Io cerco sempre di fare film per tutti, no? Di non fare dei santini, ma di fare dei personaggi dove esca il lato umano anche, che possa essere affascinante anche per chi magari non ha la fede, non crede. In questo caso ci siamo riusciti. Gli ascolti sono molto relativi, non esiste giustizia, ci sono a volte più bellissimi che fanno pochi ascolti, che fanno tanto ascolto. Quindi cerco mai di
in questo caso è, io penso che abbia giovato, pensate, il Covid. Io credo che la gente, diciamo, grazie al Covid, è una parola grossa, perché il Covid, con grande rispetto per tutti quelli che appunto che soffrono e tutto, però probabilmente ha predisposto tante persone invece a essere aperte a dei messaggi di luce in un momento così buio, diciamo. Per cui sono convinto che il fatto che il film sia stato presentato in questi giorni così terribili, ecco, abbia aiutato anche l'audience, sicuro. Bene, fra le critiche positive, molti hanno messo in evidenza che pur nella sintesi lei è riuscita a evidenziare gli elementi essenziali, principali della spiritualità focolarina. Qualche critica è venuta sul fronte della ricostruzione storica. Ad esempio, la critica televisiva del nostro settimanale ritiene che il ritratto ecclesiale che voi avete fatto è un po' retrodatato, è un po' più da fine Ottocento che da metà Novecento. E così anche la scena della povertà sociale rimanda un po' più ai pezzoteri del beato Stefano Bellesini, quindi siamo nell'Ottocento, che non al degrado delle androne dei tempi della guerra, come possono averlo conosciuto le focolarine. Ecco, cosa può rispondere rispetto a questo rilievo? Allora, la Chiesa, parliamo di una Chiesa degli anni 50, la Chiesa era molto peggio di come l'abbiamo rappresentata. Io ho scoperto dopo, purtroppo, perché è stata una cosa che forse mi è stata anche un po' censurata, che in realtà non è vero che è stato dato il permesso a Chiara subito, cioè è stato ancora più complicato. Lei è stata interrogata per 2 anni e mezzo, vi potete immaginare cosa è successo, 2 anni e mezzo di interrogazioni. Noi nel film abbiamo raccontato 10-15 minuti e già mi sembra che le domande siano quasi finite, per cui Chiara è uscita distrutta, malgrado abbia sempre riconosciuto il ruolo della Chiesa e abbia sempre deciso di obbedire, di accettare, questo è importantissimo da dire, ecco, ha riconosciuto questo ruolo che la Chiesa aveva, ma ha passato dei momenti anche peggiori di quelli che abbiamo raccontato, per cui questa persona che ha scritto questa cosa, questo non è assolutamente vero. Ci sono gli atti che purtroppo sono chiusi ancora per un po' di anni, però da varie diciamo, testimonianze che abbiamo raccolto si evince quello. E anche sulla povertà sociale non avete un po' calcato la mano? Questo discorso, diciamo, beh, la povertà sociale, cioè, fino anche negli anni anche 50 c'era una povertà incredibile, anche maggiore di quella che abbiamo raccontato noi. Diciamo che noi siamo dovuti andare in una frazione un po' di montagna, perché Leandrone adesso è diventato centro storico, tutto ricostruito, ristrutturato. Abbiamo cercato anche nei dintorni se ci fosse una zona un po' più, diciamo, cittadina, ma non c'era. Noi abbiamo, appunto, no, non avevamo dei mezzi anche limitati, non è che possiamo ricostruire un quartiere dell'Androne, no? E lì sono i semafori, i marciapiedi, per cui abbiamo girato in una frazione di montagna per trovare almeno questa povertà. Ma io penso che, ripeto, non è un documentario, e al di fuori di Trento tutti hanno apprezzato invece soprattutto quella scena lì dell'Androne, perché l'hanno letto come un momento del Vangelo messo in pratica. Ecco, io penso che lo spettatore onesto, sincero e attento prende questo, non penso che non glielo può fregare di meno di vedere l'ambientazione, ma di prendere il succo, capito? È come se tu fai vedere una cornice e qualcuno guarda il quadro. In questo caso, certo, questo collega ha guardato la cornice. Ecco, Campiotti, un altro aspetto, come è avvenuto in altre fiction con attori trentini, abbiamo notato la cadenza veneta che viene spacciata per trentina, soprattutto in 2 personaggi, poi per essere chiari, il fratello Gino Lubic e anche il sacerdote che si relaziona con Chiara. Perché non sentiamo il nostro dialetto trentino e dobbiamo sentire questo strano dialetto veneto? Allora vi dico la verità. Allora, io ho detto, iniziamo a fare il cast con gli attori trentini. E infatti ho fatto un lungo cast, le persone, magari qualcuno che ci ascolta ha avuto, ci siamo conosciuti, perché sono venuto ripetutamente a incontrare gli attori e ne ho scelti un po'. Ecco, diciamo che appunto avete soprattutto attori molto bravi di teatro. Ecco, facendo il cast, purtroppo il cast è internazionale, come in tutti i film, cioè in tutti i film, no, si prendono attori che sono di varie parti d'Italia. Dopodiché io ho cercato di siccome l'accento trentino non è facilissimo, diciamo, ho detto cerchiamo di farlo in italiano, così in italiano normalizziamolo un po', nel senso che se qualcuno poi parla in trentino stretto e gli altri no, si sente ancora di più la discrepanza. L'attore, il fratello di Chiara Lubic, è un attore di Milano, credo, si chiama Franceschini, Eugenio Franceschini, è molto bravo. Vi dico, lui si è preparato con un coach trentino, e il risultato invece dite voi che è veneto. Io purtroppo non ho l'orecchio così sopraffino come voi,
Io ero un po' perplesso, però mi sembrava che fosse un nord-est, un po' più nord. Molto bene. Ecco, invece un altro problema sul dialetto trentino. È proprio un attore friulano, per cui probabilmente non è riuscito a nascondere. Noi avevamo sul set qualcuno che doveva aiutarci a cercare di far parlare Trentino, però appunto, come vedi, non siamo riusciti. Ecco. Questo si è notato, se consente, anche ripeto, nella... Che notate voi, no? Voglio dire, ecco, diciamo, da Bologna in giù la gente non si accorge di queste cose, ecco. Ecco, però se mi consente, e visto che siamo in Trentino, lei ha accettato questa sfida di tornare, come ha detto, simpaticamente. Ecco, anche nella canzone della Madonnina, la canzone alla Madonna, che è stata composta in verità 22 anni dopo, sì, voi lo sapevate, però se doveva essere un omaggio alla bellezza, abbiamo notato che c'era un'intonazione molto stonata. E poi la frase fisceta noselete è stata pronunciata senza la C dura, fisceta, che per noi è come dire un'altra parola. Lì un po' di consulenza trentina non ci stava bene. È ragionissimo. Purtroppo io voglio dire, a me è sfuggito perché lo sento adesso per la prima volta, ma avevamo sul set una ventina di persone di Trento, e tra cui anche persone vicino a me, assistenti, e nessuno ha detto nulla, non lo so. Allora, il fatto della canzone... Eravamo assolutamente coscienti che fosse una canzone fatta dopo, però ci è stato detto anche dal co-sceneggiatore, che comunque ha origini trentine, che comunque è un po' l'inno nazionale di Trento, no? Cercavamo comunque una canzone, certo, che toccasse un po' il cuore. Abbiamo fatto una lunga ricerca chiedendo aiuto anche a, non so chi, se vuoi mi posso informare, però ti dico, la produzione, abbiamo proprio contattato qualche musicologo anche, e ci sono state spedite in realtà altre due canzoni, di cui una proprio sulla Madonna, però secondo me non avevano per niente l'impatto emotivo, no, per risolvere la scena, per cui è una di quelle libertà poetiche che magari sbagliando però a volte noi ci prendiamo, ripeto, e che poi che appunto, che invece in un documentario sarebbero degli errori gravissimi, invece in un film di finzione, ecco, diciamo, qualsiasi film, penso più o meno tutti, si prendono appunto sia delle libertà, sia nella storia per sintetizzare, o ecco, oppure anche per cercare di arrivare al cuore. L'idea qui era di emozionare, di dare, no? Quindi nel film è più importante dare l'energia, diciamo, di questa persona, più che, ecco. Certo. In questo senso anche... la sua risposta è molto chiara. Ci dice anche la cura con cui avete lavorato. Ancora, e poi concludo sui dettagli, uno storico trentino ha scritto ad un nostro quotidiano dicendo che nei rifugi antiaerei si era terrorizzati, si urlava, c'era odore di puzzo, si pregava di paura, non si cantavano canzoni popolari. Cosa risponderebbe a questo autore? Allora, ci sono sia persone che gridano, ci sono persone che pregano all'inizio, e devi sapere che appunto un conto è la prima volta, ma poi siamo partiti da foto reali, la gente portava la lavoramaglia, cioè non so quanti allarmi bombe ci sono state a Trento, adesso non voglio dire una cosa che poi molti. No, molti, molti. Molti, molti, certo. Molti. E l'uomo è un animale che si adatta a tutto, per cui abbiamo visto foto di gente che fa, i bambini fanno i compiti, gente che fa maglia, tutto. Diciamo, questa è stata un'altra libertà poetica, ma è stato il modo di raccontare come Chiara, appunto, a livello non soltanto da santina può risolvere una situazione, addirittura prende spunto da un ubriaco, ma no, davanti alla violenza, davanti alla rabbia delle persone, era pacifica, no? Facendo la cosa forse più semplice, che cioè cantare, cantando una canzone che è una canzone di tutti. Non è che dice, fermi tutti ragazzi, mettiamoci a pregare, no? Cioè, ecco, diciamo, è molto empatica, è molto... inizia a cantare, piano piano contagia prima le sue amiche e poi tutti gli altri, ecco. È un'immagine che rifarei, malgrado le critiche. Grazie. A chi ci segue su Facebook ricordo che gentilmente il regista Campiotti è disponibile anche a rispondere alle vostre domande, se volete scrivercele nella chat. Ecco, qualcuno ha ravvisato anche che mancano un po' i primi focolarini maschi e soprattutto Iginio Giordani, cofondatore del movimento. Allora, avete ragionissima, ma non solo. Io ho girato le scene, abbiamo girato le scene, purtroppo sono rimasti in moviola, di Marco Tecicla, c'è un ragazzo di Trento, un attore di Trento bravissimo, che è venuto, ha interpretato questa cosa. Ecco, dopodiché, allora, il film proposto era di due puntate. All'inizio, se non mi ricordo male, 4 anni fa abbiamo iniziato a parlare anche in sceneggiatura di due puntate. Dopodiché la Rai ha deciso di fare una puntata unica. Ovviamente manca tantissime cose della storia, noi abbiamo deciso di concentrarci sul primo periodo, sapendo che è impossibile raccontare tutto, no, in un film solo. A me non piacciono per niente i film
dove c'è tutta la vita, che si corre avanti e indietro. Abbiamo scelto la prima parte perché mi sembra che intanto Chiara la raccontava sempre molto volentieri. Lei diceva sempre, se devi sentire parlare di un movimento, di qualcosa di grande che succede, parti sempre dall'inizio, perché è il momento della purezza, del coraggio, e questo noi abbiamo cercato di raccontarlo. E anche perché in Nuce c'è tutto quello che poi è la poetica e la filosofia, la teologia di Chiara, il Cristo abbandonato, che tutti siano uno, la carità, c'è dentro tutto lì. Ecco, purtroppo abbiamo girato le scene anche, ripeto, dei primi uomini che sono arrivati alla fine della guerra e vivevano in un pollaio vicino, e anche Gino Giordani era presente, e sono scene che sono state girate, e poi il film, noi abbiamo, la RAI ci ha dato un limite massimissimo, noi abbiamo superato di un minuto di nascosto, io l'ho lasciato lo stesso lungo. Ecco, sarebbe interessante, forse io penso che nel DVD che la produzione farà sicuramente metteremo queste scene, quindi vedrete questo bravissimo attore che fa Marco Tecicla, è anche un attore che tra l'altro è il produttore esecutivo, Saverio D'Ercole, che fa Gino Giordani. Ottimo, Campiotti, ci ha dato anche una notizia che faremo sapere anche su Vita Trentina, sul settimanale diocesano. Arrivata una domanda dalla nostra chat: qual è stata la vostra esperienza personale facendo il film, dalla proposta fino alla messa in onda? Wow, e allora grazie per questa bella domanda. Allora, lavorare con i santi è sempre, c'è qualcuno che dice scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, è sempre un grande, cioè, una grande sfida, ecco, diciamo, una grande sfida che ti cambia la vita. Io penso che l'abbia cambiata un po' a me, anche agli attori, anche a Cristiana Capotondi. Cioè, intanto per serietà tu ti devi approcciare seriamente, per cui io ho letto molte cose di Chiara che, tra virgolette, dico per caso, perché chissà, c'è qualcuno che dice che il caso è il nome di Dio che si dà quando vuole lavorare in incognita. Io per caso non sapevo nulla di Chiara Lubich e poi ho conosciuto un gruppo di focolarini con cui ho collaborato per un lavoro teatrale che ho fatto, e i soldi che raccoglievamo li davamo a questa associazione di focolarini che aiutano le persone in carcere. Ed è stato per me un incontro molto forte, molto bello, queste persone veramente straordinarie. Ecco, dopo 3-4 mesi mi hanno proposto di fare un film su Chiara Lubich. Quindi io prima di allora non sapevo niente. Quindi l'ho incontrata e poi niente, sono rimasto affascinato di questa figura. E poi sai, sul set senti tutta la responsabilità di dover comunque dare giustizia a lei e a chi ha dedicato la vita a seguirla, no? Per cui è stata... Ecco, poi spesso quando fai film sui santi ci sono molte sfide che avvengono. Cioè, se, diciamo, per chi crede, puoi pensare che quando uno cerca di raccontare qualcosa di luminoso c'è anche, diciamo, le tenebre che ti attaccano. E anche questo film, soprattutto all'inizio, in preproduzione, ha avuto molti problemi, sia economici, di budget, di cose, di tempi, tutto. Dopodiché, quando siamo partiti, invece, devo dire, siamo stati veramente protetti. Ho un ricordo di Trento, di Rovereto, dove abbiamo girato alcune scene, di Pergine, bellissimo. C'era un gruppo, devo dire la verità, penso che siamo stati sostenuti dalle preghiere di tantissimi focolarini in tutto il mondo, per cui abbiamo girato in mezzo al Covid, e mentre c'erano tante altre truppe di altri film che si fermavano con la gente malata di Covid, noi non abbiamo avuto nessun caso, eravamo tutti tamponati, tutti esami, però siamo andati avanti dritti per 5 settimane proprio come liscio come l'olio, ecco. Quindi sono... E bisogna anche aggiungere che il film è arrivato nelle nostre case poi all'inizio di questo anno difficile e ci ha portato anche un po' di speranza attraverso questa modalità concreta di vivere il Vangelo. Sì, vorrei tornare sulla sceneggiatura, perché ho ancora una domanda in serbo rispetto all'arcivescovo Carlo De Ferrari, sì. Una figura che anche alla luce di alcuni testi è stata decisiva poi anche per il riconoscimento del carisma. Ecco, oltre che un po' meno grassoccio di come si presentava in realtà, è apparsa una figura un po' incolore, un po' pallida. Allora, anche questo devo dire, cioè la scena con lui era molto lunga, era una scena girata anche questa, era una scena molto più lunga, ecco, e dopodiché anche lì in montaggio abbiamo dovuto purtroppo fare una sintesi, abbiamo cercato ho voluto mantenere il personaggio per raccontare appunto la verità, che comunque anche all'interno della chiesa c'era qualcuno che la difendeva, no? Quindi la frase bellissima che lui ha detto, vedo il dito di Dio, che è stata risolutiva per Chiara e gli ha dato grande speranza, l'ho mantenuta, ecco. Però è anche vero che lui comunque ha detto vai a Roma e vai a Sant'Uffizio, che poi è il nome moderno così dell'Inquisizione. Quindi, ecco, diciamo, lui l'ha potuta proteggere fino a un certo punto, ecco. E abbiamo visto che comunque anche, mi sembra che ha raccontato che anche era un po' infastidito da queste dicerie, che invece Don Achille, che rappresenta comunque la gran parte del clero che realmente era intorno a Chiara, che realmente era molto contrario, ecco,
e lui invece appunto cerca di disminuire le cose, così. Però sicuramente, sai, ci sono libri e libri di storia di Chiara, ha ragionissimo chi l'ha detto, cioè, però gli chiedo a voi cosa avreste tolto per mettere in più, cioè il discorso è questo, cioè il tempo era quello, io l'ho riempito, ecco, uno dice, vabbè, ecco, se io dico avrei potuto mettere più di lui, cosa levavamo? Quindi questa è la domanda. Abbiamo cercato di fare la sintesi moviola in montaggio la più completa, ecco, sapendo che era un... Campiotti, la domanda che lei adesso ha fatto a noi è molto più difficile di quella che noi abbiamo fatto a lei. Ecco, però ancora un dettaglio ce lo consenta, perché forse è una cosa che non le è stata rilevata. La polenta, che è un'altra delle nostre glorie locali, non era fumante quando è stata sversata. Come mai? Ah, ecco, boh, forse, ma direi di che strano, forse nel viaggio da sopra giù, non era fumante, vabbè, siete Beh, ne proprio... prenda nota, magari per il DVD si può correggere. Veniamo a cose più serie. Il primiero, Chi è perché... colui che ha fatto questa domanda? Ma è girata fra i nostri critici. Ah, Ecco, ok. invece il primiero, questa valle bellissima che è stata importante per le Mariapoli, anche come luogo di elaborazione delle intuizioni, della preghiera, dell'apertura internazionale anche del movimento. Ecco, alcune riprese sono sembrate un po' troppo oleografiche. È uscito anche un crocifisso che credo sia stato a posto così come necessità scenica. Perché non avete scelto di far vedere anche gli interni delle prime Mariapoli, insomma, i locali, la casa di Chiara? Ma come ti dicevo, ma il film si ferma 15 anni prima, cioè il film racconta solo l'inizio e Chiara, siamo andati con grande sforzo anche produttivo, siamo andati veramente là, nella zona vera, anche lì per amore di Chiara, perché in realtà ci sono delle montagne bellissime vicino a Trento, come spesso si fa nei film, si accorpano le cose, quindi siamo venuti ad andare lì, beh, Chiara, voi lo sapete, ne parla come il paradiso terrestre, per cui Chiara andava lì proprio per ricaricarsi, dice che toccava il cielo, quindi voglio dire, io... Olografiche, io non ho aggiunto niente. Abbiamo raccontato la bellezza. Abbiamo aggiunto per la verità solo quei tronchi sul fiume Certo. per far passare il fiume per vedere l'acqua. Ma il resto è tutto così. Abbiamo messo il crocifisso, è vero. È un crocifisso che purtroppo lo abbiamo trovato sulle Dolomiti e mi piaceva molto. Abbiamo trovato questo crocifisso, no, scusa, questo santino, non so come l'ho chiamato, questa cappelletta. Capitello. Ecco, come? Capitello. Capitello, ecco, Cristo risorto. Questo mi piaceva molto perché era perfetto per la frase che Chiara dice lì alla fine del film, dice la strada di Gesù, la via di Gesù non finisce sulla croce ma finisce con la risurrezione. Ecco, per cui quando ho visto diciamo, la scenografia mi ha presentato va vari capitelli fatti purtroppo, cioè in Trentino, ma sulle Dolomiti, diciamo, e, ecco, quando ho visto questo con la risurrezione ho detto subito questo, ecco. Bene, siamo verso la conclusione. Ricordo che c'è ancora qualche domanda, eventualmente ci può essere anche scritta o inviata a Vita Trentina. E cosa resterà nella carriera e anche nella vita di Giacomo Campiotti dopo questo incontro con Chiara Lubich? Allora, beh, intanto voglio dire che è la seconda volta, è il secondo film che faccio a Trento. Avevo fatto un po' di anni fa un film che si chiama L'amore e la guerra con Martina Stella e Daniele Liotti, che è Lo ricordiamo. un bel film, secondo me, molto bello, la storia dei miei nonni, un bellissimo film, inutile, completamente inutile, diciamo, di Perché? intrattenimento pure, no, non so, beh, rispetto a Chiara, il film di Chiara, ecco, mi ha fatto riavvicinare a Trento e ho lavorato benissimo a Trento, per cui veramente mi auguro, non lo dico per piaceria, mi auguro, spero proprio nella vita di poter avere un'altra occasione di lavorare ancora a Trento, perché ecco, voglio sottolineare le persone, moltissimi delle persone a cui invece è piaciuto il film, tra le molte cose belle che mi dicono, che mi hanno scritto, sono piaciute moltissimo le facce, cioè, diciamo, al di là di Chiara e delle amiche, che secondo me Cristiana Capotondi e anche le altre ragazze soprattutto sono eccezionali, direi che tutte le figurazioni, le facce prese dalla gente sono veramente belle e sono stati tutti di una pazienza e di un amore veramente incredibile, per cui Trento è stato geniale. Ecco, voglio dire che anche lì, per esempio, girare dentro il rifugio, quello che noi abbiamo girato nel rifugio vero e voi non sapete che freddo che c'era, cioè avevamo trovato a Rovereto nelle tabaccherie un'altra cantina che più o meno era grande uguale, invece lì ho detto no, giriamo nel posto vero proprio perché per avere un po' meno critiche oggi, se no avreste massacrato anche lì, però voglio dire, girare nel posto vero è un grande sforzo, anche
era un gelo bestiale sia per i bambini che per tutti noi. E Chiara Lubi penso me la porterò sempre nel cuore, ecco, credo che... Ultima cosa, Campiotti, perché ho avuto una persona che mi ha detto: chiedigli anche perché non l'hanno all'inizio chiamata Silvia e non ha firmato Silvia col nome di battesimo. E allora vi potete immaginare sì, la confusione, cioè ci sarebbero voluti alcuni minuti, o a volte siamo attenti anche ai secondi, no, per raccontare questa cosa. Non solo lei era anche terziaria francescana, si chiamava Silvia, ma sarebbe stato molto complicato che qualcuno la chiamasse Silvia, qualcun altro la chiamasse Chiara, che le amiche la chiamano Chiara in casa non si sa come. Cioè, purtroppo è stata una delle cose, appunto, se fosse un documentario su Chiara lo diremmo. Se ci avessero date le due puntate, ci sarebbe stato anche l'episodio di Loreto, dove Chiara era andata con l'Azione Cattolica e aveva deciso di cambiare nome e di diventare terziaria. Però, dovendo raccontare invece in 100 minuti, abbiamo fatto le nostre scelte. Sbagliate o giuste, sono state scelte comunque consapevoli per arrivare a questo risultato. Vai con le ultime due. Sì, le ultime due che sono arrivate. Com'è stata l'accoglienza della città di Trento al suo lavoro e al lavoro della troupe? Qualcosa aveva già detto su questo? Sì, l'ho appena detto, veramente eccezionale. Anche le ditte che ci hanno aiutato. Diciamo che anche gli scenografi all'inizio, per affittare, no, ovviamente noi abbiamo ricostruito tutti gli ambienti, tutti finti, no? Avete visto la casa di Chiara, il focolare, per cui pensate, trovare gli oggetti, abbiamo cercato di trovarli lì, quindi andare dagli antiquari, andare dai robi vecchi, prendere, ecco, so che all'inizio diciamo c'è stato un po' di diffidenza, la sana diffidenza trentina, ma dopodiché quando hanno capito che eravamo brave persone, diciamo si sono aperti i cuori e anche così, diciamo, ecco, nel mondo, ridico che la gente che ha lavorato è stata incredibile, incredibile, le persone vicino a me, gli attori, tutti gli attori trentini e le figurazioni incredibili, non bravi, di più, come mai nella mia vita, ripeto, mi ricordo anche l'altro film, mai ho avuto delle figurazioni, delle comparse, dei piccoli ruoli di gente così brava, così seria, incredibile. E devo dire anche che l'amministrazione comunale ci ha aiutato molto e la provincia moltissimo, penso, io questo non lo so perché io i denari non ho niente a che fare, ma so che la provincia ci ha molto aiutato e anche il comune, insomma, ci ha permesso di girare di via Bellanzani, ci ha fornito quel piccolo pezzo di città e tutto. L'ultima domanda di Vale: nel mondo, tutti così ci apriamo da questa intervista che forse è sembrata qualcuno un po' troppo locale, ma d'altra parte siamo vita trentina noi. Ecco, si aspettano le traduzioni, sono previste traduzioni? Sì, assolutamente sì, il film andrà in tutto il mondo, anzi voglio dire che già la RAI per la prima volta nella sua storia è stata costretta a mettere in chiaro in tutto il mondo RAI Play in diretta, perché c'era una richiesta enorme di tutto il mondo, mentre RaiPlay si vede solo in Italia, invece per 48 ore durante la proiezione di Chiara e anche nelle successive 48 ore è stato aperto e il film è stato visto da moltissime persone nel mondo, ecco, e faremo, penso che ci saranno tutte le versioni in tutte le lingue, perché i focolarini sono presenti, mi sembra, in 135 paesi nel mondo e sicuramente loro lo vogliono, e in più spero che oltre i focolarini il film, come gli altri miei film, si trovano un po' in tutto il mondo, voglio dire questo, soprattutto i film spirituali, sono in Africa, sono in America Latina, sono in Asia, li ho trovati dappertutto. Ecco, Campiotti, grazie di essersi sottoposto a questo benevolo gioco al massacro, ma no, un'ascoltatrice, Claudia, ci scrive una frase che penso lei approverà: ho trovato ingenerose, un po' limitanti, alcune critiche mosse al film, il quadro conta decisamente più della cornice. Come si chiama? Claudia. Grazie Claudia, è mia cugina in realtà, no, grazie Claudia, però voglio dire, va benissimo, invece no, mi fa piacere le critiche, perché capisco diciamo l'orgoglio anche di essere trentini, l'orgoglio di stare in un posto, e qualche volta appunto non c'è, purtroppo nei film, però ripeto, non era un documentario, no? Dovete pensare, se adesso il prossimo film che vedete, qualsiasi film sia, provate, fate finta di essere quelli di quella città o quelli che fanno quel mestiere e vedrete quante vi dico soltanto che la maggior parte dei film che si fanno a New York, moltissimi sono girati a Toronto, per dirvi una cosa, no? Oppure tutta l'Asia è girata in Marocco, cioè si fa sempre quello che si può, capito? Ecco, noi abbiamo cercato anzi di essere i più fedeli possibile, e la prossima volta faremo meglio. Bene, grazie Campiotti. Sappia però che questo accanimento è dovuto al fatto che siamo molto soddisfatti, un po' orgogliosi anche della trentinità di Chiara Lubi, che quindi siamo contenti che possa esprimersi insieme alla sua universalità, che è poi l'universalità del Vangelo. Buon pomeriggio, grazie mille. L'ultima cosa dico: se finisce presto questo Covid
e avete voglia di fare una bella proiezione sullo schermo grande, se avete un cinema lo affittiamo perché il film vale la pena vederlo in grande, io vengo lì a finire di farmi massacrare dopo la proiezione. Una promessa, lo faremo, grazie. Ok. Arrivederci. Ciao a tutti, ciao, grazie. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie anche alla redazione di Vita Trentina per il supporto tecnico e buona giornata.